Buonasera, eccomi di nuovo qui. Questa sera però non vi mostrerò un tutorial, ma come vi ho promesso durante l'applicazione del bracciale dell'Obishow, volevo fare una chiacchierata con voi riguardo i materiali che preferisco usare per le mie realizzazioni e in particolare parlerò dei fili che preferisco usare e dell'attrezzatura che ho acquistato e che ritengo sia utile per chi come me ama questo hobby. Però prima di iniziare questo discorso, volevo farvi gli auguri, volevo farvi gli auguri sì, perché purtroppo non ho avuto modo di farli durante il periodo natalizio, perché non ho avuto proprio tempo di caricare un video. Quindi vi auguro un buonissimo 2010 che vi porti tanta 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 felicità e tanta fortuna. Detto questo, volevo anche ringraziare tutte le persone che seguono il mio canale, che mi lasciano dei commenti veramente molto carini e che a me fanno molto molto piacere. E in particolar modo volevo ringraziare anche Sara Best, perché grazie a lei e grazie al suo video dove spiega e parla dei nuovi canali che sono nati riguardo la creazione di gioielli, gli iscritti al mio canale sono aumentati in maniera astronomica. Quindi Sara, ti ringrazio veramente tanto, prometto che un giorno ti ricambierò e tolgo il cappello e possiamo iniziare. Allora, iniziamo con i fili. Allora, i fili che preferisco usare per quanto riguarda sia gli Swarovski sia le Delica escludono il filo di nylon, quello da pesca. Sì, perché mi è capitato diverse volte che magari o all'inizio del lavoro o anche a metà o addirittura alla fine del lavoro il lavoro proprio si spezzasse, tirando il filo non in maniera esorbitante, ma tirando in maniera normale, è capitato, ecco qui l'esempio, questo braccialetto che ho fatto con gli Swarovski, che mi è rimasto sulle mani. Come vedete, la creazione è molto morbida, quindi il filo non era tirato eccessivamente, eppure il filo di nylon ha ceduto. Allora, siccome che poi non è una bella cosa, perché comunque dover rifare il lavoro, per quanto a me piace comunque lavorare con gli Swarovski e fare questo tipo di hobby, comunque è una scocciatura. Quindi girando un po' su internet ho trovato questo filo, che è molto simile al filo di nylon. Ha solo un difetto, il costo. In effetti, se non sbaglio, una bobina di filo di questo tipo, non so dirvi bene la dimensione né la lunghezza perché è scritto con misure che penso siano in inglese, costa sui 7-8 euro, quindi è una cifra abbastanza consistente se parliamo di un filo di nylon. Però dobbiamo anche renderci conto che questo filo è veramente veramente resistente e quindi una volta realizzato il nostro gioiello con questo filo siamo sicuri al 100% che non farà questa fine, quindi non ti spezzerai, quindi non dovremmo rifarlo di nuovo, cosa che io invece dovrò assolutamente rifare. E questo filo ha questa caratteristica qua, è praticamente composto, si chiama filo trecciato, e è composto da tanti filamenti di nylon intrecciati tra loro e penso che proprio questo dia la resistenza al filo. E vi posso garantire che è un filo estremamente, per quanto sia fino, perché peccato che non riesco a capire il diametro, però per quanto sia fino ha veramente una resistenza eccezionale. Allora, questo è un filo che si utilizza benissimo sia con gli Swarovski sia con le Delica, trasparente, si trova anche di altri colori, se non sbaglio c'è anche nero, e secondo me vale la pena acquistarlo, si chiama Fireline.
Altri fili che invece utilizzo soprattutto per le, sinceramente l'ho operato solo con le Delta, è questo filo qua, il Cylon, non so bene se si pronunci così, comunque è scritto Cylon. E anche questo è un filo molto molto resistente e ha la particolarità, secondo me molto simpatica, di essere disponibile in tante tante colorazioni. E secondo me è molto molto carina come idea, anche perché comunque possiamo abbinarlo sia alla varietà di colori delle Delica, oppure anche giocare con i contrasti e quindi fare dei bellissimi lavori. Anche questo filo è composto da tanti filamenti di nylon e ha solo un difetto. Allora, il costo non è eccessivo, perché se non sbaglio viene intorno ai 1,30 euro, 1,50 euro. L'unico difetto che ha è che tende a sfilacciarsi molto facilmente e a dividersi in tanti filamenti, e quindi diventa prima cosa difficile anche inserire il filo nel lago, nella cruna del lago, e poi dal momento che incomincia a sfilacciarsi anche verso il centro del filo, la nostra realizzazione risulterà un po' pelosa. E quindi questo è il difetto che ha questo filo qua. Io ne ho dei tre colori per adesso, questo verde, bianco e marrone, ma ce ne sono moltissimi di colori da poter acquistare. Allora, siccome è un filo che io comunque utilizzo molto volentieri, per eliminare il problema dello sfilacciamento, e sempre cercando su internet, che cosa ho acquistato? Ho acquistato questa scatolina. Al suo interno, se riesco a aprirla, ecco, al suo interno c'è la cera. È una cera molto morbida. Praticamente su questa cera noi passeremo il nostro filo in questo modo. Spero di riuscirvelo a far vedere. Praticamente appoggiamo il filo sulla cera. Con il dito facciamo una leggera pressione e tiriamo il nostro filo, sia da un lato sia dall'altra parte. Adesso io ho il filo ancora legato alla bobina, quindi così, in questo modo, molto semplicemente. In questo modo il filo innanzitutto diventerà più resistente, permetterà meglio il passaggio nella cruna nel lago e anche il passaggio delle Delica. Le Delica scorreranno molto più semplicemente su questo filo. Dopo aver passato il filo nella cera, prima di lavorare con le Delica, dobbiamo stringere il filo su due diti e togliere la cera in eccesso. Allora, vi assicuro che è un metodo che funziona molto bene. Io è da un po' che l'uso. La cera, se non sbaglio, costa sui 3 euro e comunque dura anche molto, perché comunque la cera non è neanche poca. E quindi io vi consiglio di acquistare questa scatolina, che è veramente, con questo filo qua, è ottimo.